Amici, bentornati. Ormai da tempo si parla della luce blu emessa dagli schermi dei prodotti tecnologici e viene un po' additata come un qualcosa di estremamente pericoloso che può creare del malessere. Insomma, quello che voglio fare in questo video è oggi spiegarvi effettivamente che cos'è questa luce blu e se è veramente malefica come la descrivo. Questa luce blu emessa dagli schermi, secondo degli studi scientifici che sono stati fatti, studi scientifici non definitivi, comunque ci sono state alcune sperimentazioni, è una luce che è in grado di mandare in tilt il ritmo circadiano, cioè praticamente quel lasso di tempo fatto di 24 ore che è scandito dalla notte e dal giorno. Insomma, questo ritmo è quello che regola le nostre giornate e ci fa e dice al nostro corpo quando è ora di andare a letto per riposarsi o quando è giorno e quindi bisogna rimanere attivi. Oltre a questo, che diciamo è un qualcosa su cui la maggior parte degli studiosi sono abbastanza d'accordo, poi c'è chi va anche oltre e dice che la luce blu può addirittura aumentare il rischio di cancro, diabeti, infarti e può anche causare obesità. Mia opinione personale, se tutto ciò fosse realmente vero, allora saremmo spacciati. Sia chiaro, non voglio giudicare, non sono uno scienziato, non ho fatto studi sulla luce blu, quindi tutta questa cosa è un'opinione personale. Secondo quanto si dice, la luce blu, l'onda elettromagnetica della luce blu, è così forte da essere in grado di sopprimere la melatonina, cioè quella sostanza che all'interno del nostro corpo è responsabile per andare a controllare il ciclo sonno-veglia. Distruggendo quindi la melatonina si va a inficiare quello che è questo ritmo e ci porta a rimanere, come dire, più svegli più a lungo, andando quindi ad avere delle conseguenze negative sulla nostra vita. Attenzione però, perché questa luce blu non è solo malefica, bensì durante il giorno ha degli effetti benefici. Aumenta l'energia, l'attenzione e favorisce il buon umore. Beh, di certo non sono degli effetti quelli benefici che si vuole limitare, bensì quelli che sono in grado di cambiare in maniera negativa la qualità delle nostre giornate. Questo è il motivo per cui, per sicurezza, tendenzialmente abbiamo visto comparire su alcuni prodotti dei filtri anti-luce blu o, ad esempio, sull'iPhone o su altri smartphone ci sono delle funzioni che permettono dopo una certa ora di andare a cambiare la temperatura colore degli schermi, quindi diventano un pochettino più caldi per evitare abbassare l'emissione di questa luce blu. Ma com'è possibile invece che ci siano persone che appunto affermano che la luce blu è in grado anche di aumentare il rischio di infarto o favorisce l'obesità? Beh, gli scienziati spiegano tutto attraverso la mancanza di sonno. Ogni persona dovrebbe dormire circa 8-9 ore al giorno, a notte ovviamente, e con il diminuire di questo lasso di tempo, che quindi può essere portato dal troppo assorbimento della luce blu, si tende ad essere più sedentari perché si è più stanchi e si stimola l'appetito e quindi si è portati a mangiare di più. L'aumento di peso ovviamente porta alla possibilità di diventare obesi, perché ovviamente si mangia di più, ci si muove di meno e di conseguenza un peso superiore a quello che dovrebbe essere aumenta il rischio di infarto. Insomma, che vogliate crederci o no, quello che suggeriscono questi studi è che è bene assorbire la luce blu alla mattina, pomeriggio, primo pomeriggio, per poi via via andare a diminuirla fino a togliere la luce blu completamente alla sera. Il mio invece personale suggerimento è che siccome non bisogna cambiare drasticamente il modo di vivere per seguire appunto questi consigli, tanto vale farlo. Quindi va bene per la mattina, va bene per il pomeriggio e cerchiamo di limitare la luce blu durante il pomeriggio tardo e la sera. Ma come fare? Alcuni prodotti offrono delle opzioni specifiche, quindi se utilizzate dei dispositivi, degli smartphone che permettono di abilitare le funzioni anti luce blu, utilizziamole. Nel caso peggiore in cui non c'è nessun supporto tecnologico, si può utilizzare un paio di occhiali a lenti gialle che hanno proprio l'obiettivo principale è di filtrare queste onde di luce blu. Io ne uso un paio, vi lascio magari il link qui sotto così lì date un'occhiata e diciamo che sono soluzioni anche poco costose e per non saperne leggere né scrivere, come si dice, per sicurezza, allora io l'utilizzo. Ad ogni modo, insomma, ora siete informati sul perché
c'è tutto questo dibattito sulla luce blu. Prendete voi la decisione su cosa secondo voi è meglio fare. Io vi ho passato le informazioni che avevo, sperando di esservi stato utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividetelo con i vostri amici, se vogliamo parlarne facciamole qua sotto. Io vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao! Hey, come, hey.